Mohammed Amin Wood, in arte mi chiamo Asterio, che è il nome del Minotauro, è un Asterione, ed è ripreso da un racconto di Borges, da L'Alef, perché questo racconto della casa di Asterione è in verità il Minotauro che parla di se stesso all'interno del labirinto, esprimendo tutte le sue contraddizioni. E dato che sono un, mi chiamo Mohammed, ne sono pieno, sono troppo pieno. E, no, niente, dicevo prima che ho dovuto rivalutare tutta la scaletta perché mi ero segnato inizialmente alcune poesie, però sono uscite tante parole, nel senso isolamento, sospensione, gente che non capisce un cazzo, tutte queste cose qua. E vabbè, la prima poesia che vi propongo è In bilico. Si chiama In bilico. E fa così. Questa storia di vivere toujours in bilico, dentro case di sabbia su mari in tempesta, ci rende tout court nient'altro che esseri viventi, sì, ma come i mari in tempesta, come i fiumi in continuo divenire, come la sabbia eterogenei e mobili. Contaminarsi, l'abbiamo capito, non è termine negativo per chi viaggia, è ripetere le stesse cose, è riformare tabù abbattuti per ribatterli. I pregiudizi eterni vanno distrutti. Non c'è nessuno, ma forse rammenta, un cuore diramato non lo abbracci per intero se non scendi dal tuo piedistallo, esternato dalla giusta parte del mondo. E questa è la poesia. No, cioè, volevo soltanto ricollegarmi a questi la seconda non la so mai, vado a prendere il cellulare perché non vorrei anche stampare. Tra la mano e il mano. Ci vuole del coraggio per vivere sospesi tra due mondi pieni di difetti. Partire dall'uno e arrivare dall'altro. Ho perso la poesia. Questa poesia, tra l'altro, mi ha fatto un sacco piacere che è stata selezionata per una esibizione a Montesole, vicino a Bologna, per le stragi di Manzabotto e tutto, per il 25 aprile. E si chiama Stare tra la lama e il manico. E fa così. Ci vuole del coraggio per vivere sospesi tra due mondi pieni di difetti. Partire dall'uno e arrivare all'altro. Ci vuole del coraggio per crearsi un'atmosfera di equilibrio, legare una cultura di partenza con una cultura di arrivo, crearsi un perfetto connubio e non avere le parole per dire, avere paura di sbagliare, avere paura di non essere accettati. La famiglia, la scuola, la costura, la moschea, la biblioteca, il bar, le carte, la partita, gli aperitivi e le feste di compleanno. Ecco, a lungo ho desiderato che si bastasse la corriera durante il tragitto. Quei pochi attimi di tregua erano gli unici in cui vedevo la luce. Per quanto riguarda da definirsi, queste cose qua, questa
questa poesia fa così. Dove inizia? Perché ho rifatto tutto, cioè era legata a un'altra poesia, però Hafsa mi ha rovinato tutto. E fa così. Dicono che io sia un giovane poeta marocchino. Frase che ha di speciale una cosa sola. Endeca sillabo, con accenti in seconda, sesta e penultima sillaba. Tecnicismo. E di sbagliato possiede una cosa sola. Che a leggerla, questa frase, le persone pensano che le mie poesie siano tradotte dall'arabo. Mi chiedo allora, quando smetterò di essere giovane? Perché poeta non sono. Perché marocchino lo resterò sempre. Finché esistono persone che definiscono, finché sarà un fenomeno da studiare, origine, corpo e confine. Mi chiedo dunque chi io sia in questo groviglio di opinioni e convinzioni che non riesco neppure ad abbracciare. E questa è la... Allora, questo è un testo incomprensibile che ho mandato per un progetto di performance e ci ho messo troppe parole in arabo, devo ancora rispondere. Che lo prenda. Riferimenti culturali. Spero davvero che lo però è in italiano. 4 colpi. Sandra, se non sarò io lo faccio così, cioè. Ah, è tutto. Addirittura. Ripartiamo. Riferimenti culturali. La prendo sul ridere perché tanto poi cioè, non è che. Quattro colpi delle mani sul tavolo, ripetuti 3 volte. 2 versi di una canzone di Nesli Rewind. E la disposizione circolare di presenti e assenti. Risorge il passato e si fa vivo presente. Oltre il Mediterraneo lo chiamano Hell, una nube mistica che avvolge corpo e mente. Inizialmente. Per chi si trova nella curva, condizione di chi è lontano da casa, basta un battito perché vi ritorni con la memoria, basta una parola perché nasca una storia. Allora, il frammentato cuore diramato, disteso sopra il cielo di molte terre, condivide la sua storia per scoprirla non solo sua, ma di tutti. L'individuo diventa gruppo. Il singolo, collettività, e il racconto di uno diventa di ognuno. Ecco dunque il villaggio, il frantoio e la sorgente. Ecco le celebrazioni dei funerali e le feste di matrimonio. Ecco la saggezza popolare e la medicina tradizionale. Ecco le verità dei saggi e le menzogne degli indovini. Si ritorna a casa. Dove? Non si sa. Come? Con la poesia orale. Da quando sono nati negli anni 70, Nesli Rewind, o figli del popolo, come li aveva chiamati Tahar Ben Jelloun, sono diventati patrimonio culturale del Marocco, grazie ai loro testi e alla loro musica. Grazie al loro canto corale e al loro utilizzo di strumenti tradizionali di percussione, come il bendir, la derbuka e la tarija. Da allora cantano le loro canzoni, grandi e piccoli, fino ai giorni nostri. Tutto il popolo marocchino si identifica in loro, perché proiettano con i loro testi e il loro ritmo in un mondo lontano, idilliaco quasi, perché narrano dei problemi che vivevano i marocchini in quegli anni,
forse anche oggi. Finra di via, pure, finra di via. Dove mi stai portando, fratello? È un verso che diventa canto interiore e insieme collettivo, ritornello musicale e poetico che guida la memoria fino alla sua origine. Tornare al mondo lontano della propria infanzia è superare il ponte, attraversare una seconda volta il confine, geografico e insieme storico, a ritroso fino al grembo materno. Il ritorno alla lingua madre, contaminatasi nel tempo, diviene mezzo per dire l'ineffabile, il proprio ritmo interiore. La parola, insieme al luogo, viaggia da sempre attraverso i secoli e le terre. Muta forma, cambia significato, ma mantiene ovunque la propria radice. La parola, dunque, è metafora dell'essere umano. Il ritorno, perciò, è anche all'etimologia. La domanda che opprime trova risposta. Il rischio, conoscere l'ignoto e l'abbandono del nido, non è altro che un viaggiare alla ricerca del proprio rischio, del proprio sostentamento e dono divino, di se stessi e della propria posizione nel mondo. L'identità frammentata si metamorfizza e diventa molteplice. Il cuore diramato nel suo ritorno non è più solo, perché nel ritorno ritrova qualcosa di antico che gli appartiene, e nel cerchio, simbolo di perfezione e di protezione, di rifugio e di unione, l'individuo diviene gruppo, la propria voce diventa coro, e l'albero foresta e la goccia mare e il granello duna. Grazie per l'ascolto. Dato che Hafsa ha già citato un'altra poesia, non la faccio. No, ma lì fallo. Ce l'ho cambiata là. Ce l'ha Hafsa. Ok, faccio questa perché poi, allora, in pratica, dopo questa poesia, recito due testi che parlano di questa cosa qua, questa cosa qua che ho appena detto. Cioè, nel senso, è attuazione in poesia orale di quello che ho appena fatto. Ma ce l'ho, stavo scherzando. Cioè, devo solo trovare dove. Grazie. E finisce dove? Vabbè, okay. Questa è il mondo, questo è il mondo. Ma è così lunga. Arabo, oppure arabi. Pronto, mamma? Sto bene. Anche oggi sono arabo. Anche oggi sono la A della D dell'orecchio destro che mi recitò il nonno alla nascita. Adi, abbi pazienza, figlio mio. Tutto questo finirà. Sono A di appartenenza, A di ancora, A di Allah, che vita è questa, ma alhamdulillah. Sono la A dell'anima che brucia e non riposa. Mamma, non ti preoccupare, sono ancora arabo. Sono la R del ritmo che vorrei replicare, la R del rito che vorrei celebrare, la R del ranno nel cimitero. Sono la R di radice sradicata che piange. Sono la R di ricordo, R di ritorno, R di Ramadan, di raglio e rimbombo. Mi manchi e non immagini quanto. Perdonami, mamma, sono fatto di assenze, di sogni infranti e di attese, di mille indugi e di pretese. Sono anelito verso vaste onde, sono troppa acqua che annega, chissà come sarà il nostro mare. Madre, sono arabo e non sono, sono la B di berbero e di barbaro,
Portami almeno un antenato o braccia tese all'abbraccio. Sono un corpo senza pace che barcolla, battito irregolare che trema. Sono la tua ossessione o di ombra, o di lodo, di orto, di orcio. Sono la R di radice, senza terra. E te di romanare, no? Anche oggi, insomma. Ho 5 minuti. Allora non ci saranno due testi, ma ci sarà solo uno. Questo testo, bisogna fare delle scelte. Era una riflessione su un'etimologia della parola rischio. Dicono che abbia una. Non sanno da cosa, da che parola derivi questa parola, e probabilmente qualcuno in qualche dizionario vecchio ha proposto la derivazione da rest, che significa dono divino, ciò che ti arriva dalla vita. È questo. Questo è il titolo, è rischio, rischio è il titolo del testo. In verità è la storia di Ahmed, che è nato, cresciuto e vissuto in un villaggio non tanto lontano da Casablanca. E questa è rischio, rischio. Speranza, dammi il rischio di mille notti e una, o il rischio di una notte senza luna, il rischio di Ulisse o di Ibn Battuta. El filile Ulile, el filile Ulile, el filile Ulile. Rischio, rischiare, questo correre il pericolo, azzardare, conoscere l'ignoto, viaggiare. È parola italiana di incerta etimologia, non deriva dal latino e neppure dal greco. Qualcuno ipotizzò la derivazione araba scrivendo poi che è futile argomento. In arabo, per dire sostentamento, dono divino o provvidenza, si usa la parola rizq. La qaf, di difficile pronuncia, è passata a k come in facchino. Se dico alal, dico dolore, se dico amel, dico speranza. Molti secoli sono passati da quando il profeta lasciò Mecca per andare in Medina. In un anno preciso dell'egira, o hijra, o migrazione, il tempo si è fermato allora senza ombra, presso un villaggio di poche case, famiglie tra loro imparentate. Nato poco più di 70 miglia da Casablanca, più un'ora e mezza di strada sterrata, tra scirocco e sorgenti d'acqua, tra serpenti e scorpioni e tracce di squalo e scogli. Se dico Alam, dico dolore, se dico Amen, dico speranza. Il tempo si è fermato allora senza ombra. Ho 13 anni e vivo in una provincia del Piemonte. 2400 chilometri mi separano da casa. Mi chiudo in una stanza, telefono in mano, tasti più duri del ferro. 00212 più altre 9 cifre. Chiamo mia madre. Dalla parte opposta del telefono mi giungevano queste notizie. Dall'altra parte del Mediterraneo mi giungevano così imprecise. Se dico Alam, dico dolore. Se dico Amel, dico speranza. Ismaele è finito in carcere per una rissa nel quartiere. Nabil ha le emorroidi, mangia troppo la rissa. Said sta da noi da un mese, si è iscritto all'università. Ali litiga sempre con Khalid. Ti ricordi di Rashid? Mskin sta troppo male, ha bevuto l'acqua del pozzo che qualcuno ha avvelenato. Se dico Alam, dico dolore. Se dico Amel, dico speranza. Mskin doveva sposarsi quest'estate. La madre prega ogni notte e spera che superi quest'inverno di piogge.
E Usad, te lo ricordi, figlio di Aisha? Lui nel pozzo ci è caduto. La scorsa settimana eravamo al funerale. Domani torniamo in campagna per il matrimonio di Ahmed, quello soprannominato El Fay. Potevamo aspettare per la festa. Il dolore per Usama è ancora forte. Se dico Aleb, dico dolore. Se dico Ahmed, dico speranza. Il tempo si è fermato allora senza ombra. Al matrimonio non ci posso andare e me lo immagino dalla stanza. Ahmed, per me, era tutte le persone. Era Said, era Rashid, era Usama. Era tutti i suoi cugini che bevevano birra nascosti in macchina. Era suo fratello, fumava kif tutto il giorno. Era se stesso, studiò il Corano e guidava le preghiere. Aveva 24 anni e già lo chiamavano sapiente. E spesso è arrivato, spesso se n'è andato, se dico Elam, dico dolore, se dico Amen, dico speranza. Ahmed, nel villaggio, era molto ammirato, perché era uno che ce l'aveva fatta. D'estate lavorava ai campi col padre, d'inverno rischiava tutto per andare in Medina a cercare fortuna. Girava nelle piazze delle moschee a vendere angurie e fichi d'India. Occhi sempre tinti di kohl. Diceva fosse abitudine del profeta. Aveva una stanza condivisa con altri quattro. Vivevano tutti in una baracca. Se dico Alam, dico dolore. Se dico Amen, dico speranza. Il tempo si è fermato allora senza ombra. Al centro del patio c'è un olivo antico quanto il pozzo e la sorgente d'acqua. I gatti inseguono le loro code, gli asini girano attorno ai pozzi, salgono così i secchi d'acqua. Cantano le donne nelle stanze tra muschio, canfora e ambra. Ridono gli uomini nelle stanze tra puzza di calze e di sigaretta. In questa danza di dervisci, Ahmed aveva pure dei difetti. Se dico Alam, dico dolore. Se dico Amen, dico speranza. Credeva molto nel malocchio, nonostante fosse sapiente. Il caso gioca brutti scherzi nei momenti più inopportuni. Ebbe male appena nel suo giorno più importante. Ridevano gli uomini, cantavano le donne. Nessuno vedrà mutande sporche di sangue. Implorò così il soccorso del Signore. Se dico Alam, dico dolore. Se dico Amen, dico speranza. I colpi di bicchiere stordivano i vassoi. Gole senza voce e fiumi di tè e mani ornate del tè. Sui panni delle donne un perfetto connubio tra felicità e dolore, tracce nascoste dal colore. Risuona secco un colpo di fucile, colpì la fionda, due ali roteanti, canti simili a pianti. Si compì il miracolo senza sacerdoti, non ci fu bisogno di replicare riti. Il canto di pena era canto d'amore. Se dico Alam, dico dolore. Se dico Amen, dico speranza. Grazie. Ringrazio Angela, ringrazio tutte e tutti i presenti, ringrazio la Fondazione Sandretto e Pappengo per la possibilità e tutto il gruppo di ricerca la vorrei ringraziare perché è una bellissima iniziativa. Ho avuto tantissimi spunti dai vostri interventi e grazie a tutte e tutti voi. Grazie mille.
terra. O sacra terra nostra, sei ovunque la stessa, dimora degli esseri umani. In te nascono i frutti, che sfamano gli uomini affamati. Muoiono i semi e veniamo sepolti, martiri, nei nidi vuoti, dai nidi colmi di vuoto. O terra che contemplisci dei tuoi stessi figli orfani, il grido di chi resta, la quiete di chi parte, nomadi. Buonasera a tutti, io sono Sandra Magnus, arrivo a Milano e sono di origine italiana. Dicevo, vivo a Milano e sono di origine italiana. Questo per mano è un libro che ho pubblicato l'anno scorso e è scritto da Nidi Vuoti. Nidi Vuoti, oltre a delineare diciamo, quello stato d'animo proprio di genitori che appunto vivono con i propri figli e a un certo punto i figli lasciano casa per motivi di studio, motivi d'amore o altri motivi. Nidi Vuoti rappresenta anche quella, diciamo, quel sentimento, quella dimensione ambivalente dei migranti e dei figli di migranti, spesso in vivo. Allora, nido significa per tante persone protezione, sicurezza, pace, familiarità con la lingua, con gli usi, con il territorio. E per me nido è casa e spesso appunto nei miei testi scrivo di nido, scrivo di casa, di protezione. Incomincio leggendo la poesia intitolata Erranza. Senti se la trovo. Erranza. Deambulate in un pomeriggio d'estate, spiati dalla luna mediumistica, che vede a girarvi i fatti sposi, dell'Italia illuminata e parziale. La stessa luna che ci vede plasmati dall'estranità, invasi da quegli sguardi bovini, resi italiani per l'origine altra, senza fissa dimora e senza meta. Sotto un'identica luna di un pastore errante dell'Asia, siamo protetti dal fiato sterile della gente, affinché esso non sciupi il lagore del brivido che desta il nostro cuore. Cari italiani, è tempo di fiorire. Il mio fiore preferito porta il nostro nome. Spesso il nido appunto non è sempre pieno, cioè i nidi a volte i nostri nidi si svuotano come quando si vive in un paese e non si viene riconosciuti come figli legittimi, i nidi si svuotano quando bisogna traslocare 5, 10, 15 volte perché la propria casa non è idonea appunto per richiedere un permesso di soggiorno. I nidi si svuotano quando si ha origini in un territorio che non si è mai visto. Leggo Girovaga. Girovaga. In nessun luogo della terra mi sento a casa. Disadattata mi domando chi sono. Le lingue e le culture sono mie in parte e le rinnego sempre, straniera. Figlia legittima di ogni luogo mortale, funesta in appartenenza. Dio vi prego accoglietemi fra le vostre braccia. Mio unico rifugio, mia fortezza. C'è una poesia di Pascoli che mi piace molto, Patria, e lui racconta del suo sentimento di spaesamento nel momento in cui lui ritorna nel suo paese natale, a San Mauro, e si intitola Patria. Io ho deciso di scrivere una risposta a questa sua poesia, e, che ha lo stesso titolo, che vi leggo. Patria. Caro Giovanni, voi col magone sognaste la vostra cara patria di infanzia idilliaca.
il giorno d'estate in cui palpitava l'amore, la tre Beatrice, come il vostro cuore. E io, caro Giovanni, in bilico sogno una mia patria nella testa, mia e solo mia, a cui appartenere. Né la patria del mio primo respiro, né la patria del mio arrivo. Caro Giovanni, tenetemi la mano. Se insieme capovolti camminiamo, in basso vi è l'infinito cielo, come abisso. Lo so, caro Giovanni, disincantati siamo spaesati, stranieri strani, forestieri esuli, apolidi allenati. Nostri sono i pianti e i cavi chini di coloro che da ciò che li circonda non sono riconosciuti. Decido di terminare con due poesie, Cicatrice e Meno estranea. Cicatrice perché, come diciamo, le parole chiave dell'evento, la poesia per me è un qualcosa che mi permette di cicatrizzare le mie ferite, di reimmaginarmi anche. Però a volte questa cicatrice, questa ferita, si riapre, perché ci sono eventi, situazioni che appunto fanno sì che le cicatrici poi debbano riaprirsi e poi ricicatrizzarsi e così via. Cicatrice. Il malessere di esistere per gli altri solo a metà invade la mia sfera corporea e la mia interiorità più profonda. Alle mie radici causa un'invisibile ferita che prima si cicatrizza, poi si riapre e non smette di sanguinare. Ma oggi i miei piedi non sanguinano. Spero la cicatrice non si riapra. Ultimissima poesia, è sentita la mia estranea, ed è una poesia appunto a me molto cara, perché cerco di ritrovare, come dicevo, uno scrittore di Bolzano nato negli anni 30, Josef Zudrer, fa una distinzione tra Atemheimat e Kopfheimat, ovvero la parte del respiro dove si è nati e la parte della testa, ovvero il luogo in cui non ci sentiamo a casa, che non deve per forza coincidere con un luogo geografico, ma può anche essere una persona, e nel mio caso mi sento molto meno estranea. Mi sentii meno estranea quel giorno. Eravamo soli, seduti in riva al mare, al chiaro di luna, coccolati dalla brezza, legati in un abbraccio a parlare della mia duplice stranità, che mi divideva dal mio luogo di nascita a causa di un'estranea lingua, e che mi attendeva in Italia, in cui l'estranea era la mia apparenza. Gli parlai dell'odio e il sospetto che vissi, e la compassione ben più subdola e dolorosa. Lui mi disse con un filo di voce che ero immune agli sguardi altrui, che potevo scegliere se sentirmi circondata dall'estraneità o inondata dalla familiarità, se essere un risultato del passato o una delle molteplici cause del futuro. Mi pregò di liberarmi e di non far dipendere più il mio benessere dalla capacità d'accoglienza altrui, di riconoscere il luogo dal quale veni per poi allontanarmi e andare oltre, alla ricerca di una casa. Una mia casa. Poi mi accarezzò, mi tenne la mano e sentì tutto. Il mare, la terra, le stelle, il vento, un cuore nuovo che batteva. Il mondo che vidi era il mio corpo, caldo accanto al suo che mi illuminava. Mi ritrovai e mi accorsi che non ero strano a me stessa. Sufficiente era la mia interiore identità. Mi sentii di essere amata anch'io, di avere un mondo tutto mio e con il suo ero al completo. Lo amavo così tanto che dimenticai il mondo esterno, quel mondo superficiale che creava solo confini e barriere tra le persone. I nostri mondi creavano ponti che ci univano come un unico nido. Casa è chi ci vuole bene, mi disse. Almeno lei rende meno lontana la lontananza e meno estranea l'estraneità. Thank you.